Sul palco di Teatro in Sala venerdì scorso è salita la compagnia stabile Teatro Mio di Vico Equense con lo spettacolo È tutta colpa di zia Amelia di Bruno Alvino, un divertente spaccato di vita di un'anziana donna, appunto Amelia, zia nubile che vive con i due nipoti, Stanislao e Ludovico Sessa. I due ragazzi, figli di due letti della compianta sorella di Amelia, Beatrice, sono titolari di un'agenzia di pompe funebri, ma zia Amelia, diffidente nei confronti del bene che per lei provano i due nipoti, nel momento in cui diventa ricchissima grazie ad una vincita dal Superenalotto, escogita uno stratagemma per smascherare il loro mancato affetto. E così, complice il fidato commesso Anaclerio, organizza un finto rapimento con tanto di riscatto. Il piano purtroppo non riesce del tutto e la faccenda si complica alquanto, ancor di più per la cattivissima abitudine di zia Amelia, semisorda, di interpretare male e diffondere in giro ciò che ascolta in famiglia. Il finale dunque si rivela una vera sorpresa con tanti colpi di scena imprevisti. Alvino con questa nuova opera affronta il tema della maldicenza, dell'inciucio, che però come suo stile si intreccia anche con altri temi come quello della solitudine degli anziani e dell'amore universale. Teatro Mio è stata l'ultima compagnia in concorso ad esibirsi in questa 15ª edizione di Teatro in Sala. I prossimi due appuntamenti infatti vedranno salire sul palco del Palarusso di Sala Consilina due compagnie locali, il gruppo Enzo Terracciano prima e i ragazzi di San Rocco poi, entrambe di Sala Consilina, con delle rappresentazioni teatrali che però non concorrono al premio finale. La serata di gala con le premiazioni delle compagnie in concorso si terrà il prossimo 1º aprile.